Manca poco all'ora di pranzo. Oggi quindi facciamo una nuova ricetta. Visto che non abbiamo troppo tempo, allora facciamo una ricetta gustosa, ma nello stesso tempo bella veloce. Facciamo la pasta con le sarde. Però oggi niente elenco degli ingredienti. Se volete rifarla, tutti gli ingredienti con le quantità li trovate qua sotto in descrizione del video. E adesso partiamo, perché è quasi ora e noi fame un po' ce l'abbiamo. Primo passaggio, abbiamo pulito il finocchietto e adesso dobbiamo farlo sbollentare. Ora non ci resta che aspettare che l'acqua vada a bollore e poi andiamo a mettere il nostro finocchietto. Adesso il finocchietto lo lasciamo cuocere 4-5 minuti, poi andremo a scolarlo e strizzarlo ben bene. Mentre aspettiamo, adesso facciamo un'altra preparazione. Andiamo a preparare l'acqua allo zafferano. Abbiamo messo 200 ml di acqua in un pentolino, adesso la portiamo a bollore e poi ci mettiamo una bustina di zafferano. Se avete i pistilli, usate quelli, sono ancora più buoni. Però ricordatevi che dovete farli tostare un po' prima. La poca acqua che abbiamo messo nel pentolino adesso incomincia a bollire e andiamo a inserire al suo interno il nostro zafferano. Come avete visto, l'abbiamo tolto dal fuoco, adesso lo lasciamo lì a riposare, così lo zafferano va in infusione, rilascia tutti i sapori e tutti i profumi. Abbiamo fatto sbollentare il finocchietto per 5 minuti, adesso con la schiumarola lo facciamo scolare per bene. Con la schiumarola lo schiacciamo bene per far uscire tutta l'acqua in eccesso. Quest'acqua la uniamo all'altra dove abbiamo fatto sbollentare il finocchietto e la teniamo perché poi ci faremo cuocere la pasta. Quando comprate il finocchietto, compratene parecchio, perché poi quando lo fate cuocere, questo è il risultato, diminuisce di tantissimo la quantità. E comunque per fare una buona pasta con le sarde ve ne serve un bel po'. Altra operazione che dobbiamo fare col finocchietto è semplicemente andarlo a tritare un pochetto. Qualche taglio ed è sufficiente. Adesso prepariamo la mudica atturrata. Mettiamo un filo d'olio nella padella a scaldare. Ci aggiungiamo un'acciuga sott'olio. Vabbè, facciamo anche due, va? Adesso le lasciamo sciogliere mentre l'olio si scalda. In questa fase non tenete il fuoco troppo alto perché sennò bruciano e invece noi vogliamo solo che si dissino delicatamente. Le acciughe si sono sciolte e adesso aggiungiamo il pan grattato. Questo pane lo lasciamo tostare, vogliamo che prenda un colore bello dorato e dopodiché andremo a toglierlo dal fuoco e lo teniamo da parte. Si è dorata ben bene e adesso andiamo a metterla in una ciotola e la teniamo da parte, perché questa ci servirà poi alla fine da mettere sulla pasta, che darà la nota croccante e buonissima. È giunto il momento del protagonista di questo piatto. Le sarde! Non fa bisogno che facciamo vedere come si puliscono le sarde. Gli abbiamo tolto la testa, tutte le pinne, ventrali, dorsali, la coda e le lische. E dobbiamo ottenere questo. I filettini puliti. Prendiamo le nostre sarde che abbiamo pulito e andiamo a tritarle grossolanamente. Le tagliamo così grossolanamente perché è una carne talmente delicata che quando andremo a farla cuocere si disferranno del tutto. Quindi è inutile
tagliarle troppo fini. Le preparazioni più lunghe le abbiamo fatte. Adesso dobbiamo preparare il condimento per la pasta. Quindi facciamo un bel soffritto con un cipollotto e uno spicchio d'aglio. Andiamo a tritarli bene fini. Vado ancora a tritare l'aglio. Soffritto preparato. Se per caso non vi piace l'aglio tritato, potete anche metterlo intero e poi, una volta che è rosolato, lo togliete. Adesso padella sul fuoco e andiamo a preparare il sugo. Incominciamo con un bel giro d'olio a scaldare. L'olio è bello caldo e adesso andiamo a mettere cipollotto e aglio tritato. Lasciamo rosolare ben bene la cipolla e l'aglio, li facciamo appassire, ma occhio, non fateli bruciare, eh? Andiamo a mettere nel soffritto 3 o 4 acciughe sott'olio. E come prima le lasciamo sciogliere nel soffritto. Altri due ingredienti: uva passa e pinoli. Ora che tutto si è insaporito, andiamo a mettere le sarde. E a questo punto, vi ricordate l'acqua allo zafferano che è diventata bella dorata? Andiamo a inserirla nella padella. Lasciamo cuocere un po' le nostre sarde e dopo andiamo a mettere il finocchietto che abbiamo cotto e tritato prima. Ma visto che il sugo è quasi pronto, che dici? Accendiamo l'acqua per far cuocere la pasta? Sì, direi che si può fare. La portiamo a bollore e poi dobbiamo ricordarci di salarla prima di buttare la pasta. Le sarde sono cotte, incominciano a disfarsi, ma non troppo, ed è giunta l'ora di mettere il finocchietto nel nostro sugo. La pasta con le sarde si dice che debba scaldare un po' la bocca. E con cosa la scaldiamo, ragazzi? Con un po' di peperoncino. Però a noi non piace troppo piccante, quindi ci andiamo con i piedi di piombo, ma voi mettetene quanto ne volete. L'acqua bolle, adesso la saliamo e poi buttiamo la pasta. Cercate di usare delle paste che siano paste artigianali. Noi nel nostro caso usiamo una pasta di un piccolo pastificio che si chiama Pastificio Masciarelli, che usa solo grani italiani. La pasta è bella ruvida, quindi raccoglie il sugo e fa una cremina strepitosa. Mi sa che la pasta è quasi cotta. Ci siamo? E andiamo a scolarla e metterla nel sugo. Però non buttate via l'acqua di cottura, perché ci servirà ancora per mantecarla. La giriamo nel sughetto che prenda un buon sapore. Ragazzi, c'è un profumo pazzesco. È ora di impiattare. Andiamo a raccogliere il sughetto, che è la parte più buona di questo piatto. E per finire, ragazzi, la mollica atturrata. E voilà, la nostra pasta con le sarde. Non ci resta che mangiarla, ragazzi.
pasta con le sarde, fatta, mangiata, goduta. Era super super buona. È super super semplice e anche molto molto veloce. Provate a rifarla. Quella che vi abbiamo proposto noi è proprio la ricetta originale. E poi fateci sapere come vi è venuta e soprattutto se vi è piaciuta. Le raccomandazioni come sempre: dovete iscrivervi al canale, mettere mi piace, lasciate like, se avete domande fatele, seguiteci anche sugli altri social che sono Facebook e Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, chissà se in cucina o da qualche parte, seguiteci, lo scoprirete. Ciao, a prossima domenica. Ciao.